Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video andiamo a risolvere altri tre problemi di fisica relativi alla termodinamica. Sono tre problemi di natura differente, come vedete dal titolo. Andiamo subito al primo che vi propongo. In una cucina, che è la temperatura ambientale di 301 Kelvin, vi è un frigorifero che sta lavorando, operando, spende esso infatti 241 joule di lavoro. Questo serve per sottrarre 2561 joule di energia sotto forma di calore dai cibi contenuti al suo interno. Qual è la temperatura interna del frigorifero? Iniziamo allora dai dati. Temperatura esterna, quella della cucina 301 Kelvin, poi ragioniamo eventualmente sui gradi Celsius. La richiesta è qual è la temperatura all'interno del frigorifero, l'ho indicata con TF. Il frigorifero effettua un lavoro di 2561 joule, scusate, un lavoro di 241 joule, questa è l'entità del lavoro, viene svolto dal motore elettrico del frigorifero. Questo lavoro ha il fine di prelevare dall'interno del frigorifero una quantità di calore che ho indicato con QF, calore che proviene dal frigo, dall'interno del frigo, dei cibi contenuti, pari a 2561 joule. Prima di tutto ricordiamo che il lavoro può essere espresso come la differenza, cioè in funzione del lavoro, cioè del calore scambiato. In particolare, calore assorbito dalla sorgente calda meno il calore che viene ceduto alla sorgente fredda. Questo in generale. Nei termini invece di una macchina frigorifera, qui vedete QC, si intende il lavoro che si è in grado di prelevare dalla cucina stessa, o meglio da rimettere nella cucina stessa, meno la quantità di calore che si preleva dall'interno del frigorifero. Da questa relazione riflettiamoci subito, la quantità di calore immessa in cucina è pari al lavoro più la quantità di calore prelevata dall'interno del frigo. Quindi è maggiore la quantità di calore che viene immessa all'esterno rispetto a quella che viene prelevata dall'interno. Pensando questo processo come un processo reversibile, il rapporto tra i calori scambiati è pari al rapporto tra le temperature delle sorgenti con cui questi vengono scambiati. Quindi il rapporto QC, calore immesso in cucina rispetto al calore prelevato dal frigo, è pari alla temperatura della cucina espressa in Kelvin fratto la temperatura dell'interno del frigorifero. Da qui vado a ricavare, quindi dalla relazione qui a destra, la temperatura interna al frigorifero, che è ciò che vogliamo. Moltiplico entrambi i membri per TF, temperatura interna, e poi li divido per QC su QF. Attenti a questo passaggio, non è complicato. Quindi la temperatura interna al frigorifero è pari alla temperatura della cucina per il calore frigo fratto il calore cucina. Perché andare a ricavare questo valore? Perché ora vado a riscrivere, se vedete abbiamo temperatura frigo, temperatura cucina, QF su QC, vado a riscrivere QC. Io so qual è la quantità di calore, QF, lo conosco, ce l'avevo nei dati all'inizio. Come ho detto prima, esprimiamo allora la quantità di calore immessa in cucina come lavoro più calore prelevato dal frigo e lo vedete lì a denominatore. A questo punto disponiamo di tutti i dati, 2561 joule per quanto riguarda il calore e 241 joule per quanto riguarda il lavoro compiuto da questo frigorifero. Andando a sostituire appunto i valori numerici, come ho fatto eseguendo il calcolo, si ottiene un valore di 275 Kelvin. 275 Kelvin, sottraiamo 273, giungiamo a una temperatura in Celsius di 2 gradi. Dai 301 Kelvin della cucina, togliamo i 273 e abbiamo ben 28 gradi come temperatura della cucina, fa caldino. Quindi questo è quello che riesce a fare questo frigorifero. Quindi stiamo attenti perché
il modus operandi di un frigorifero è quello che contrariamente fa una macchina termica come processo, diciamo, spontaneo, cioè prelevare il calore da una sorgente calda e poi immetterlo in una sorgente fredda. Il frigorifero preleva calore dal suo interno che si trova a una temperatura inferiore rispetto all'esterno, all'ambiente esterno al frigorifero, e lo cede a questo ambiente esterno, eh? Quindi attenti a questo passaggio. Passiamo al secondo problema. Ecco, qui ci fa riflettere sul concetto di entropia che non vado ad approfondire con questo video, con questo esercizio, serve solo a riflettere un po' su questo significativo concetto. Allora, ci dice che vi è una piscina che ha una temperatura di 25 gradi Celsius. All'esterno la temperatura ambientale è di solo 3 gradi Celsius. La piscina spontaneamente rilascia calore verso l'esterno, quindi cede calore verso l'esterno. La sorgente calda piscina cede calore alla sorgente fredda ambiente esterno. Quanto? In questo problema 4,2 per 10 alla 4 joule di calore. Determina l'aumento di entropia dell'universo. Universo come insieme, piscina e tutto l'ambiente esterno. La concezione che usiamo qui di entropia è in termini di variazione dell'entropia di un sistema. Valutata su una trasformazione reversibile, in realtà nel problema che noi stiamo valutando non è una trasformazione reversibile, cioè non è che spontaneamente poi il calore che è andato all'esterno torna in piscina, questo non succede, ma in questo caso pensandola come una trasformazione reversibile, la variazione di entropia è pari alla quantità di calore che viene scambiata dal sistema, teniamo conto poi dei vari soggetti che vanno a costituire il sistema, fratto la temperatura espressa in Kelvin di ciascun soggetto facente parte del sistema. Una variazione come indice del disordine a livello molecolare, atomico dell'oggetto che possiede una certa quantità di energia che poi si trasferisce sotto forma di calore. Ma rimaniamo sulla questione problema. Allora, le temperature sono piscina 25 gradi Celsius, aggiungiamo 273 e arriviamo al valore di 298 Kelvin. L'ambiente esterno 3 gradi Celsius più 273, 276 Kelvin. La quantità di calore 4,2 per 10 alla 4 joule. Attenzione, quantità di calore. Di chi? Chi cede, chi acquista. Ragioniamo sull'entropia. Variazione di entropia come rapporto tra il calore che il soggetto piscina cede fratto la sua temperatura, temperatura TF, TP, temperatura della piscina, a cui sommiamo il calore che l'altro soggetto, cioè ambiente esterno, che completa l'universo, l'ambiente esterno assorbe calore, quindi più QA, calore che viene assorbito dall'ambiente esterno, fratto la temperatura dell'ambiente esterno. Attenti ai segni, la piscina cede, quindi meno Q, meno calore ceduto, l'ambiente esterno acquista più Q. La quantità di calore è la stessa, quindi supponiamo che quel 100% di calore come energia si trasferisca dalla piscina all'ambiente esterno. Per eseguire il calcolo raccogliamo a fattor comune Q la quantità di calore. Rimane tra parentesi, raccogliendo, meno 1 fratto TP più 1 fratto TA, meno 1 fratto la temperatura della piscina più 1 fratto la temperatura dell'ambiente. Io qui ho scritto prima il termine positivo. Quindi calore che moltiplica 1 fratto la temperatura dell'ambiente meno 1 fratto la temperatura della piscina. Andiamo a sostituire i valori numerici. 4,2 per 10 alla 4 joule è la quantità di calore. 276 Kelvin, mi raccomando, la temperatura deve essere in Kelvin per quanto riguarda l'ambiente esterno, era freschino. 298 Kelvin, la temperatura della piscina. Vi è una variazione di entropia positiva. 11 joule su Kelvin, vi è un aumento dell'entropia, il processo non è reversibile, l'entropia tende sempre ad aumentare. In questo caso allora il valore è di 11 joule su Kelvin. Passiamo
All'ultimo problema che vi propongo con questo video è un compito di realtà legato a un qualcosa di pratico, di comune, che in parte direi, buona parte ci riguarda, riguarda un po' tutti. Ispirato agli obiettivi dell'Agenda 2030, punto 12 dell'Agenda. Allora, andare a spegnere le luci in casa quando non servono a una cippa aiuta l'ambiente, quindi il rispetto dell'ambiente. Il consumo energetico di una lampadina è in funzione dato dalla sua potenza elettrica. In watt abbiamo il valore di potenza elettrica e sulle lampadine, sulla confezione vi è questo valore. Prova a stimare quanta energia sprechi ogni giorno lasciando le luci accese dove non è necessario. Esprimi il risultato in joule. Io farò una stima immaginando un tot di lampadine per un tot di tempo e lampadine che hanno un certo wattaggio. Potreste provare, vi invito autonomamente a risolvere tutto questo problema cercando magari di mettere dei dati che vi riguardino, che riguardano voi, la vostra famiglia. Quindi quanta energia viene sprecata ogni giorno? Immagina poi che l'energia elettrica, che ahimè le lampadine utilizzano, sia prodotta da una centrale al carbone, ce ne sono ancora molte. Questa ha un rendimento del 31%, quindi è l'efficacia in termini di lavoro che riesce a produrre sfruttando il calore prelevato dalla sorgente calda, in questo caso derivante dalla combustione del carbone. Il potere calorifico, infatti, del carbone è pari a 28 megajoule su chilogrammo. È la quantità di energia che ogni chilogrammo è in grado di fornire, ogni chilogrammo di carbone, causa il processo di combustione, derivante dal processo di combustione. Quanti chilogrammi di carbone costa il tuo spreco ogni anno? Ed è la seconda richiesta. Ce n'è un'ultima. Supponi che lo stesso spreco, ora pensiamo in grande, avvenga in 10 milioni di appartamenti in Italia. Cosa succede? Che la combustione di 1 chilogrammo di carbone va a immettere nell'atmosfera 3,7 kg di anidride carbonica. Quante tonnellate di anidride carbonica ogni anno in Italia potremmo evitare di immettere nell'atmosfera se spegnessimo le luci inutili in casa, quelle che abbiamo pensato utilizzare in questo caso? Allora, partiamo dalla prima domanda. Io ho pensato, prima di tutto, in realtà i miei sprechi sono un po' inferiori, sinceramente, qui a casa, ma non è questo il fatto. Ho pensato 5 lampadine, lasciate accese inutilmente 3 ore al giorno, quindi una situazione abbastanza grave, a mio avviso. Ciascuna lampadina, semplicemente per una comodità in termini di calcolo, con un wattaggio di 20 watt. Direi tanto, visto le lampade a risparmio energetico presenti oggi. Credo che la più dispendiosa qui da me sia sui 12 watt, ma non è questo. Quindi 5 lampadine che per 3 ore al giorno vanno inutilmente, 20 watt di potenza ogni lampadina. La potenza è pari alla quantità di energia fratto l'intervallo di tempo, quindi il tempo per il quale questa energia viene utilizzata e impiegata. Prima di tutto vado a calcolare la quantità di energia, poi da qui faccio la stima richiesta. Allora, la quantità di energia è pari alla potenza per l'intervallo di tempo. La potenza di una lampadina è 20 watt, ma io ne ho 5, quindi moltiplico questo valore per 5. Vado a moltiplicare per l'intervallo di tempo, che nel mio caso è di 3 ore. Abbiamo allora 5 per 20 watt, esprimo il watt come joule al secondo, quindi 20 joule al secondo, per il tempo che deve essere espresso in secondi, quindi le 3 ore vanno moltiplicate per 3600. Si arriva a un valore in termini di energia di 1,08 per 10 alla 6 alla sesta joule, siamo nell'ordine del milione. Se volessi valutare la quantità di energia che viene sprecata in un anno con queste 5 lampadine, moltiplico il valore giornaliero, quello appena ricavato, per 365, che sono i giorni presenti in un anno. E qua il valore sale. Siamo a 3,94 per 10 alla 8 joule. Questa bella quantità di energia sprecata ogni anno deriva dalla combustione del carbone. Abbiamo detto che la centrale ha un rendimento del 31% e ci viene dato il potere calorifico, quindi il calore derivante dalla combustione valutato rispetto alla massa. Per
28 megajoule al chilogrammo è infatti il rapporto tra il calore e la massa. Se qui vedete, però stiamo attenti, perché tutto questo è la quantità di calore che si riesce a ricavare da ogni chilogrammo, ma la centrale non ha un rendimento del 100%, ma del 31%. Quindi in realtà di questa quantità di energia per chilo ne andiamo a prendere solo un 31%. L'obiettivo è trovare la massa, quanti chilogrammi di carbone. Allora, N rendimento per il valore del rendimento uguale calore fratto massa. Come facciamo a ricavare il valore della massa? Moltiplichiamo entrambi i membri per M, massa, e dividiamo entrambi i membri per il rendimento, N, moltiplicato il potere calorifico, 28 megajoule al chilogrammo. Abbiamo quindi che la massa è pari a che cosa? Al calore calcolato prima, 3,94 per 10 alla 8 joule, diviso il rendimento, che esprimo in forma decimale, 31% è 31 fratto 100, 0,31, 0,31 per quei 28 mega, 10 alla 6 milioni, 28 per 10 alla 6 joule su chilogrammi. Otteniamo un valore in chilogrammi di 45 kg circa di carbone necessario a far funzionare le lampadine, queste 5 lampadine per 3 ore al giorno da 20 watt. Ogni chilogrammo di carbone immette nell'atmosfera 3,7 kg di CO2. Questo una casa con questo consumo. Ma noi dobbiamo pensare a 10 alla 7 appartamenti, 10 milioni di appartamenti. Quindi qual è la massa totale di anidride carbonica che si libera nell'atmosfera? È pari alla massa del carbone moltiplicata per 3,7, perché ogni chilogrammo di carbone produce 3,7 kg di anidride carbonica. Il tutto per il numero di appartamenti che va a utilizzare, che vanno ad utilizzare questa massa e che quindi immettono una certa quantità di anidride carbonica. Quindi la massa totale di anidride carbonica è 10 alla 7, cioè 10 milioni, per i 45 kg di carbone utilizzati in un anno per 3,7. Si arriva a un bel valore di 1,7 per 10 alla 9 kg. Se voglio questo dato in tonnellate, una tonnellata è pari a 1000 kg, divido questo numero per 1000, cioè per 10 alla terza. 1,7 per 10 alla nona diviso 1000, cioè 10 alla terza, è pari a 1,7 milioni di tonnellate. Questo è lo spreco, l'entità dello spreco con questa stima. Bene, direi che con questa considerazione, non felice ma doveva essere fatta, vado a concludere questo video. Ovviamente vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da rimanere aggiornati. Lasciate un mi piace, commentate, fatemi sapere se avete qualche richiesta, necessità. Seguitemi sui social, vedi Facebook e Instagram. E detto questo, non aggiungo altro. Vi ringrazio ancora, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.